Torniamo a revisionare qualche scatto e lo facciamo con i vostri scatti. La volta scorsa ho revisionato tre scatti che erano abbastanza buoni e ho corretto solo qualche piccolo punto. Oggi ho deciso invece di correggere tre scatti che hanno un po' più di bisogno di lavoro per essere giudicati dei buoni scatti. Ringrazio tutti voi che mi avete mandato le vostre foto e se volete una revisione di questo genere qui sul canale non esitate e mandatemi i vostri scatti alla mail che trovate qui nelle informazioni del canale o scrivetemi su Instagram a nicolas.toninelli, così ci accordiamo su come mandarmi le immagini. I tre scatti di oggi sono di Stefano, Jacopo e Alessandro. E appunto, come ho detto inizialmente, sono scatti che hanno bisogno di un po' più di lavoro rispetto a quelli della volta scorsa per essere giudicati di un ottimo livello. Quindi saltiamo subito a monitor e vediamo cosa correggere di questi scatti per renderli degli scatti di un livello superiore. Questi sono i tre scatti che revisioneremo oggi e iniziamo subito dal primo di Stefano. Come al solito partiamo dalla composizione per poi arrivare a cosa fare nella location per poi parlare un pochino di post produzione. Stefano è un signore che segue il mio canale da diverso tempo e anche lui ha un canale YouTube dove parla di informatica. Quindi se vi interessa questo argomento, quello dell'informatica, vi consiglio di seguire il suo canale e trovate qui sotto in descrizione il link. Ma iniziamo subito con la revisione di questo scatto. Guardando questa immagine, la prima cosa che noto è che non c'è un soggetto, perché abbiamo questa strada, che è una buona linea guida, ma non abbiamo nulla nella zona centrale del frame. Se in quella zona avessimo avuto una qualche sorta di soggetto, che poteva essere una persona che camminava, che poteva essere un cane, adesso lo disegno in modo bellissimo, che poteva essere un cane, poteva essere qualsiasi cosa, ma in questo scatto non c'è. Quindi perdiamo un po' quello che è il senso della fotografia, perché nella fotografia, come sappiamo, dobbiamo sempre avere un soggetto, altrimenti rischiamo di perdere un po' l'interesse dell'osservatore, perché dopo che abbiamo dato uno sguardo veloce a questa immagine, ci viene voglia di cambiare e di skipparla subito perché non c'è qualcosa che ci trattiene all'interno del frame. Ripeto, tecnicamente parlando apprezzo l'utilizzo di questa linea guida perché è bella centrata e ci guida proprio in questo punto. Però purtroppo qui non c'è nulla. Quindi una volta che arrivo qui con lo sguardo, il mio sguardo percorre l'albero e mi porta fuori dal frame e finisco di guardare l'immagine. Un'altra cosa che mi dà un po' fastidio è questo palo, che credo sia un palo della luce perché stona tantissimo in mezzo agli alberi e si vede molto. Magari spostandoti un po' a destra, un po' più a sinistra, riuscivi un po' a mascherarlo meglio con questo albero. Se noi ci spostavamo leggermente più a sinistra, questo albero si sarebbe mosso leggermente nell'immagine e magari, dico magari perché poi dipende anche dalla distanza che c'era tra i due elementi, saremmo riusciti a coprirlo un po' di più, o magari anche con questo alberello piccolo qui a spostarsi tanto. Insomma, c'era un po' da vedere nella situazione in cui eravamo, però questo palo della luce mi disturba moltissimo. Siamo in mezzo alla natura e quello proprio non ci sta. E adesso ti dico velocemente un po' di post produzione. Quello che noto tantissimo di questa immagine è che seppur i sassi dovrebbero essere tendenti al grigino, vedo una forte dominante verde. Abbiamo moltissimo verde in questa immagine. Io su Photoshop, per provare, ho provato a fare una media di tutta l'immagine, anche solo della zona in basso, e mi è risultato un verde. E oltre a questo fatto è tutta molto, diciamo, molto piatta. Non stiamo utilizzando quello che poteva essere il contrasto forte che poteva darci questa immagine. E un'altra cosa, quando noi scattiamo le foglie è bello regalare il senso di traslucenza, perché le foglie sono belle perché sono traslucide, quindi il sole le colpisce e loro lasciano andare la luce attraverso di loro in modo un po' più soft. E in questo scatto, come editing, vedo che manca un po' di saturazione e di contrasto. Giusto per farti vedere,
L'ho rifatta leggermente in Photoshop, però possiamo vedere che seppur ci sono stato dietro 3 secondi perché non ho potuto dedicare tantissimo tempo, possiamo vedere che l'immagine in sé risulta un po' più interessante perché abbiamo questa traslucenza delle foglie, abbiamo un po' più di saturazione e un po' più di contrasto nelle zone scure che ci guidano maggiormente all'interno dell'immagine seguendo questo percorso qui, appunto facendoci tralasciare le parti scure, quindi ci guidano maggiormente. Ho scurito leggermente questa zona sempre utilizzando un po' di contrasto e quindi la nostra attenzione si focalizza su quello che è la parte centrale, la linea guida che abbiamo, e ci fa notare comunque queste foglie qui in alto che comunque sono interessanti perché abbiamo un po' più di traslucenza. Guardiamo l'immagine con il mio piccolo editing che ho fatto, ma proprio veloce, giusto per darti un concetto, perché in questo tipo di video non parliamo tanto dell'editing ma più della composizione, e guardiamo lo scatto originale. Si vede una fortissima differenza. Abbiamo uno scatto che è quasi monocromatico contro uno scatto che ci dà un po' più di sfumature e ingaggia un po' più l'occhio a essere guardato. Una foto simile l'avevo fatta anch'io perché mi piace comunque come concetto di foto e adesso te la mostro. Puoi vedere che ho utilizzato la linea guida centrale anch'io per guidare lo sguardo attraverso a tutto il frame. Anche a me manca un soggetto, ma il mio soggetto era proprio la nebbia qua sopra. Difatti, arrivato qui, l'osservatore prosegue verso gli alberi fino ad arrivare alla forte nebbia che c'è qui. Quindi sì, magari non è proprio un vero e proprio soggetto considerato tale, però comunque ingaggia un po' più lo sguardo dell'osservatore e appunto come nel tuo scatto ci guida l'occhio dell'osservatore in questa direzione, ma poi seguo gli alberi e mi porta fuori dal frame. Quindi c'è da migliorare un pochino la composizione, magari trovare un soggetto e come post produzione dare un po' più di interesse e di importanza alle foglie, perché essendo uno scatto naturalistico e ci sono un sacco di foglie, è bello che siano importanti nella scena. Passiamo al secondo scatto, questo è di Jacopo. Ciao Jacopo, lui mi ha inviato tanti scatti di mucche. Alcuni erano un po' migliori di questo, ho scelto questo apposta per spiegare quello che è una tecnica compositiva che a me piace molto, che vedo poco utilizzare dai fotografi alle prime armi. Quindi ho utilizzato questo scatto apposta per sottolineare questo tipo di tecnica. Iniziamo a parlare di cosa apprezzo di questo scatto. Allora, la parte buona di questo scatto è che comunque, anche se non è bellissimo, ti sei sforzato a utilizzare un primo piano e anche una sorta di framing, perché tu vai a circondare quello che è il soggetto con questa sorta di cornice data dall'erba in primo piano molto sfocata. Quindi apprezzo questo tuo approccio per cercare di dare più profondità all'immagine. Quindi bravo su questo aspetto. Adesso però dobbiamo vedere i lati un po' negativi. Allora, innanzitutto la parte dietro è pressoché inutile perché qui non abbiamo nulla di interessante, non dà nessun tipo di valore aggiunto all'immagine, non crea profondità, anzi crea proprio una sorta di muro tutto dello stesso livello. Quindi si può, mentre stiamo scattando, cercare magari di ottenere più profondità anche da uno scatto simile. Naturalmente questo scatto ha dei soggetti e quindi lo apprezzo. Quello che non apprezzo, e apposta ho preso questo scatto, è che la silhouette di queste bestie, di queste mucche, è pressoché inesistente, perché come ho parlato nel video della silhouette, che vi lascio qua in alto il link, quando scegliamo un soggetto deve essere facilmente riconoscibile anche se l'immagine dovesse essere totalmente bianca e totalmente nera, non bianco e nera, non in scale di grigi, ma totalmente o bianca o nera. Qui, se ipoteticamente parlando, avendo questo tipo di silhouette, possiamo ben capire che non capiamo assolutamente qual è il soggetto. Lo stesso tipo di scatto fatto con magari le mucche
con la testa alzata, sembra un dinosauro, ma vabbè, perdonatemi, fatte con la testa alzata, sicuramente avrebbe dato un altro tipo di impatto visivo, perché da chiunque e da qualsiasi distanza io avessi guardato questa foto, avrei capito subito che il soggetto in questione erano due mucche. Se questo scatto io lo vedo da un po' più distante, come può essere qua o come può essere così, io mi perdo totalmente il soggetto, non capisco se sono mucche, se sono cavalli, se è, non so, un qualcosa di legno perché vedo del marrone. Quindi ripeto, la silhouette è molto importante. Tempo fa avevo provato anch'io a fare qualche scatto a delle mucche durante il giro in Trentino e, come puoi vedere, qui ho utilizzato assolutamente la tecnica della silhouette, perché in qualsiasi modo vediamo questo scatto, che sia da vicino, da lontano, con l'occhio mezzo chiuso, con qualsiasi cosa, capiamo subitissimo che quello che stiamo guardando è comunque un animale molto simile a una mucca. Stesso esempio lo posso fare con gli scatti successivi. Anche qui si può vedere che ho chiaramente la silhouette dell'animale e lo sfondo mi dà profondità, perché è molto sfocato rispetto alla mucca. Quindi, facendo uno scatto del genere, io ho la silhouette dell'animale che, vista in qualsiasi modo, capisco che è una mucca, e ho la profondità data dallo sfocato. Dello sfocato ne ho parlato in un video dedicato, vi lascio qua in alto il link, e con lo sfocato do un sacco di profondità a questo scatto. Quindi lavora un po' di più sulla tecnica della silhouette, appunto, specialmente se fotografi questo tipo di animale, o qualsiasi animale o qualsiasi soggetto. Quindi magari concentrati di più per le prossime volte a ottenere degli scatti simili a questo che ti ho appena fatto vedere, rispetto che a questo che non capiamo che animale abbiamo. Grazie Jacopo per avermi inviato i tuoi scatti, e procediamo con l'ultimo scatto di oggi, e questo viene da Alessandro. Anche Alessandro mi ha mandato qualche scatto, ma ho scelto questo perché tra i tre che mi ha mandato era il peggiore, e l'ho fatto apposta per dare la maggior quantità di consigli a tutti quanti. Iniziamo dalla composizione. La cosa positiva è che ti sei sforzato a utilizzare questa linea guida, che comunque ha un buon interesse, perché parte da un buon punto e attraversa tutto il frame fino ad arrivare a un buon punto di interesse, perché hai preso il punto di interesse della regola dei terzi. Come ho detto a Stefano nella prima immagine, anche qui non abbiamo nessun tipo di soggetto. Come si può vedere, quest'acqua è totalmente libera, non c'è una barca, non c'è un animale, magari una papera, un'oca, appunto una barchetta, una barca a remi, anche una barca ferma qui, non c'è nulla. Quindi una volta che io vedo questa immagine faccio proprio questo con lo sguardo e basta, e cambio immagine, perché non ho nulla che mi trattenga a vedere questo scatto. Quindi perdiamo molto interesse. O ti concentravi sulla simmetria che avevi qui e poteva essere uno scatto interessante, perché comunque, anche se è un po' mossa, la simmetria c'è, ma andavi proprio a posizionarti in modo diverso, magari ti posizionavi qui con la tua fotocamera e andavi proprio a inquadrare frontalmente questa linea mettendola orizzontale e giocando con la simmetria. Altrimenti, in uno scatto del genere, apprezzo che hai usato questa diagonale, ma non punta nulla, non abbiamo un soggetto, non c'è nulla. Se ci fosse stata, per esempio, una barca qua, sarebbe stato uno scatto totalmente diverso e molto più interessante. Purtroppo non c'è. Per i prossimi scatti cerca di trovare un soggetto. E passiamo a quello che è la post-produzione. La prima cosa che ti dico è che qui il bianco è totalmente, ma totalmente, ma totalmente bruciato. Da questo tipo di bianco tu non otterrai nulla, non un'informazione, non un segno di nuvola, nulla. Semplicemente andrai a tenere un grigio, un bianco un po' più grigio, perché la fotocamera non ha preso nessun tipo di informazione. Quindi anche qui, durante lo scatto era meglio sottoesporre leggermente l'immagine
e in post produzione effettivamente potevi fare poco perché qua è totalmente bianco, però scatto un po' sottoesposto, un po' più scuro, e post produzione ti avrebbero potuto far ottenere delle nuvole un po' più interessanti rispetto a questo cielo totalmente bianco. Inoltre, qui è un po' una scelta, hai scelto di fotografare in una stagione non troppo bella, perché come possiamo vedere da questi rami morti non abbiamo una foglia, abbiamo sì qualche foglia qui, pochissima roba, qualcosina qui, ma sugli alberi che potevano essere interessanti non c'è una foglia che sia una. Lo stesso scatto fatto in una stagione come inizio autunno, dove abbiamo le foglie arancioni, le foglie un po' gialle, le foglie verdi, sarebbe stato totalmente diverso e molto più interessante. Se però vuoi catturare quello che è l'albero spoglio, cerca di fare delle composizioni diverse, incentrate di più sul fatto che l'albero è spoglio e ci sono questi bei rami che si lasciano vedere e sono anche interessanti da fotografare in alcuni casi, però vanno presi proprio gli alberi e i rami secchi, o comunque spogli non secchi, come soggetto. In una tipologia di scatto come questo, che si poteva giocare con le simmetrie, si poteva giocare di più con i colori riflessi nell'acqua, sicuramente ti avrebbe dato un risultato totalmente diverso. E questi erano i tre scatti di voi iscritti che ho revisionato oggi. Ragazzi, questi erano i tre scatti di voi iscritti del video di oggi. Se anche voi volete una revisione di questo tipo sul canale, scrivetemi un'email alla email che trovate qui nelle informazioni del canale, oppure contattatemi su Instagram a nicolas.toninelli, così vi spiegherò cosa fare per mandarmi le vostre immagini. Non siate timidi, perché se volete dirò il vostro nome, altrimenti lo ometterò e dirò semplicemente uno scatto di un iscritto. Quindi fatevi coraggio e mandatemi i vostri scatti per essere revisionati. Se questo tipo di contenuto ti piace e vuoi supportare il canale, iscriviti immediatamente. Per farmi capire che hai apprezzato questo tipo di revisione, lasciami un like e per qualsiasi dubbio, domanda o commento, scrivimi qui nella sezione dei commenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!